Oggi, a passato e presente, parliamo di Giordano Bruno. Era nato nel 1548 a Nola e finì bruciato vivo nel 1600 a Piazza Campo dei Fiori a Roma. Era un domenicano, aveva viaggiato a Roma, Genova, Milano, Torino, Ginevra, Parigi, Londra, Praga, per poi finire a Venezia, dove nel 1592 era stato arrestato per essere poi tradotto a Roma, processato dall'Inquisizione e alla fine messo a morte nei modi di cui ho appena detto. Ma Bruno non fu solo questo, fu un grande filosofo e autore di alcuni testi letterari molto molto importanti, Spaccio della bestia trionfante e Il candelaio, tra tutti gli altri. Di Giordano Bruno parliamo oggi col professor Lucio Villari, con i tre giovani storici, Francesca Fanelli, Mario Sanseverino, Martina Antonini. Professore, Giordano Bruno non fu l'unico bruciato, ucciso. Perché è diventato così celebre? Perché è così importante? Perché il suo nome risuona molto più di quello di altri uccisi? Perché il suo pensiero è andato oltre la sua morte ed è attuale anche adesso. Paradossalmente la Chiesa che lo ha condannato oggi accetta quasi tutti i principi filosofici di Giordano Bruno e così la scienza moderna. Cioè, starei per dire, paradossalmente, è stato ucciso perché era in anticipo di 400 anni o di 300 anni sul sviluppo della filosofia. Per esempio, mi dica due o tre cose su cui Bruno era in anticipo. La complessità del pensiero filosofico di Bruno nasce anche dal tempo in cui questo pensiero è maturato, perché Bruno viene, diciamo, dopo la scoperta di alcuni principi filosofici e scientifici che sono alla base del pensiero moderno, del pensiero inteso nel senso più complessivo possibile. Come ho detto all'inizio, Giordano Bruno ha viaggiato in tutta Europa, è andato in tutte le principali città europee, accolto, omaggiato, poi, ed è questo l'inizio del nostro primo capitolo, è tornato in Italia, dove è stato sospettato di eresia e minacciato dall'Inquisizione. Agosto 1591. Dopo oltre 15 anni vissuti da esule, Giordano Bruno rientra in Italia. Sulla sua testa grava una scomunica e la minaccia dell'Inquisizione. È sospettato di eresia. Il suo pensiero mette in dubbio alcuni dogmi della Chiesa. La sua filosofia, però, suscita l'interesse di pensatori e sovrani europei, soprattutto Enrico III, re di Francia, che lo proteggono e lo accolgono. Nell'universo esiste una profonda unità. È impensabile credere che ogni parte non corrisponda al tutto, in una suprema armonia. La natura è viva e vivificata dal soffio divino. Lo scopo dell'uomo è di tentare di armonizzarsi col tutto. Il nobile veneziano Giovanni Mocenigo è entusiasta delle dottrine di Giordano Bruno, in particolare quelle sulla memoria. Vuole apprenderle, invita il filosofo e ne diventa allievo. Dopo pochi mesi, però, non è soddisfatto degli insegnamenti del maestro. Crede che Bruno non voglia condividere con lui le sue conoscenze, che nasconda segreti. Il filosofo è infastidito, tenta di liberarsi da una situazione ormai sgradevole. Vuole tornare a Francoforte, ma il nobile veneziano si offende e fa di tutto per trattenerlo. Lo tiene prigioniero, Bruno però non si piega. Mocenigo allora lo denuncia all'Inquisizione. Esiste peccato più grave del tradimento degli amici. Le accuse di Mocenigo sono vaghe, senza prove, e soprattutto il tribunale non si accontenta di un solo testimone.
Bruno sa come affrontare i giudici. La sua linea difensiva si rivela efficace. Il processo sembra avviarsi verso una possibile assoluzione, ma dopo circa 9 mesi giunge una richiesta dell'Inquisizione romana. Il detenuto deve essere trasferito. Il processo deve essere celebrato a Roma. È una richiesta di estradizione. Il Senato veneziano è molto attento alla sua autonomia giudiziaria e respinge la domanda. Da Roma però insistono. Viene sollecitato un approfondimento del caso e alla fine l'accusa di eresia viene confermata. Giordano Bruno entra nelle carceri romane del Sant'Uffizio. È il 27 febbraio del 1593. Allora, Giordano Bruno è rientrato in Italia, a Padova per l'esattezza, poi a Venezia... Sì, ma no, Venezia è la parte conclusiva. Certo, poi a Venezia litigherà con Mocenigo, esprimerà il desiderio di riandarsene a Francoforte, ma il primo punto che voglio chiarire con voi tre è perché decide di tornare in Italia, perché decide di riavvicinarsi, stava così bene a girare per tutta Europa, di riavvicinarsi a quelli che poi l'avrebbero condannata a morte, sia pure per gradi questo riavvicinamento, Francesca Fanelli. Una delle ipotesi più accreditate è che Giordano Bruno aveva tanti progetti. Non torna in Italia da vinto, ma aveva delle aspirazioni, stava anche approfondendo degli studi sull'astronomia giudiziaria e soprattutto voleva una cattedra, voleva, come si diceva, una lettura. E in quel periodo nell'Università di Padova era libera la cattedra di matematica. Però in quegli anni in cui lui risiede a Padova riesce a fare solo delle lezioni ad alcuni studenti, ma non ebbe successo. E quella cattedra poi la ebbe Galileo Galilei. Ecco appunto. Mario Sanseverino, sentiamo le loro tre risposte e poi lei sceglierà. Sì, sì, no, perché è importante questo. Bruno era convinto anche di poter puntare in alto, di poter puntare al pontefice, convincendo Clemente VIII della propria abilità e convincendolo in particolar modo sia dedicandogli un'opera letteraria, ma anche utilizzando quell'arte di convincimento che lui aveva teorizzato nel De Vinculis, perché voleva attuare una riforma del cattolicesimo, ma non da eretico, interno al cattolicesimo stesso. Ecco, dico subito che quell'arte di convincimento lui l'aveva usato con sovrani dappertutto in Europa. Sentiamo brevemente Martina Antonini, poi a lei, professore. Sì, un'altra ipotesi importante, a mio avviso, è quella dell'iconologa Frances Yates, secondo cui Bruno ritorna in Italia perché lui non si considera un anticlericale, ma si considera un grande riformista. Quindi entra in Italia sicuro della sua figura, appunto per la grande ricezione che aveva avuto in Europa. Professore. Dunque, allora facciamo un po' un certo quadro della situazione, ma sulla base di quello che loro hanno detto, è vero, lui voleva entrare in Italia un'ulteriore tappa del suo, diciamo, percorso europeo di studioso, di filosofo, apprezzatissimo in varie università straniere, eccetera. Quindi l'opportunità che forse gli si dava di venire a insegnare a Padova, lui pensava di doverla cogliere al volo, quindi la tappa di Venezia è una tappa di quello che doveva essere il suo passaggio poi all'Università di Padova. Ma qui scatta un po' il problema della... Quindi lui non immagina, no, quando assolutamente, torna, che si sta avvicinando al fuoco che lo brucerà. Assolutamente, però esisteva un contrasto filosofico, non teologico, perché Giordano Bruno ci teneva a non occuparsi di teologia, ma di filosofia, e in questo ambito soltanto potevano entrare questioni teologiche. Allora lui avere già in contrasto non solo con la Chiesa cattolica ufficiale, ma entrò in contrasto pure con la Chiesa protestante quando era all'estero, fu scomunicato dai protestanti, questo è bene dirlo, prima della scomunica. È bene anche ricordare che all'epoca anche i protestanti di Ginevra, anche loro soprattutto Calvino diventò, gli eretici. Sì, soprattutto Calvino diventò obiettivo delle sue critiche, perché Calvino, più di Lutero, aveva degli schematismi dogmatici che contrastavano con la visione libera e aperta della filosofia che aveva Bruno. Allora, partendo dal professore, insisto. Avvicinarsi a Roma, anche se certo Venezia non è Roma,
E significa avvicinarsi a un posto dove lui non sarà il primo a essere ucciso per ordine dell'Inquisizione, quindi uno rischia. Ma c'era un rischio certamente, ma non di morte per rogo, come poi avverrà, il rischio di un conflitto, perché Giordano Bruno opera culturalmente e intellettualmente nell'età della Controriforma. Quando lui è nato, il Concilio di Trento era ancora aperto, cioè c'era un clima certo non favorevole alla libertà di pensiero all'interno della Chiesa, ma come diceva pure lui, c'era uno spirito religioso in lui autentico che gli permetteva di esprimersi anche in termini, sarei per dire, assolutamente devozionali nei confronti dell'immagine di Dio, eccetera. Solo che filosoficamente il problema della trascendenza e dell'unicità della vita e della natura umana, insomma, era da lui contestato sulla base della visione estremamente universale della struttura del mondo. Ecco, questo bisogna dirlo. È chiarissimo. Perché... Entriamo allora adesso nel secondo capitolo della nostra storia, che è quella che riguarda la prima fase del processo romano e l'accusa di eresia. Qui c'è ed è piena. Le accuse formulate da Mocenigo contro Giordano Bruno sono molte. Le più gravi: avere pensieri eretici sulla Trinità, sul Cristo, sulla Madonna, credere nella trasmigrazione dell'anima e nella molteplicità dei mondi. Il tutto è una sfera. Anche Dio può essere così rappresentato. Il centro di questa sfera è ovunque. La circonferenza non si trova in nessun luogo. E la nostra terra è viva. Durante il processo romano, all'elenco delle accuse se ne aggiungono altre. Vengono mosse da un compagno di cella del carcere veneziano, il frate cappuccino Celestino da Verona. Celestino descrive il filosofo come un uomo falso, che formalmente si proclama pentito dei suoi errori, ma in realtà si prende gioco dei giudici e della religione. Un bestemmiatore che ridicolizza i santi e indulge nel peccato della carne. La denuncia di Celestino ha conseguenze gravi. Invalida la difesa di Bruno, che poggia sull'esistenza di un solo testimone a suo carico, e la situazione si complica ulteriormente nel momento in cui vengono ascoltate anche le testimonianze degli altri compagni di cella. È incredibile come gli uomini facciano fatica a liberarsi dalle diatribe religiose, dai finti misticismi, moralismi, odi. È come se continuamente ascoltassero una voce maligna che li allontana dal proprio bene. L'armonia è nel tutto, ma per giungere all'armonia occorre un salto di coscienza. Alla fine, i capi d'accusa sono 31 e in sostanza Giordano Bruno viene incolpato di essere un uomo senza religione. Vengono contestate le sue opinioni filosofiche, così come le sue credenze. Le accuse, però, provengono tutte da testimoni inaffidabili. Mocenigo è spinto dal risentimento. Celestino attacca perché ha paura di poter essere denunciato anche lui. L'unica prova contro Giordano Bruno potrebbe essere nelle sue opere. Papa Clemente VIII ordina che vengano trovate tutte. Una ricerca che si rivela più complicata del previsto. Il processo si ferma per 2 anni. Mario Sanseverino, ma chi è questo Celestino di cui abbiamo sentito parlare in questa fase del processo a Giordano Bruno? Celestino da Verona era un frate cappuccino, era già caduto una prima volta nelle mani dell'Inquisizione ed era stato costretto ad abbiurare dei veementi, quindi anche un'abbiura pericolosa. Successivamente lui nel 92 cade come relapso, di nuovo nel carcere inquisitoriale, questa volta di Venezia. Che vuol dire relapso?
Relapso significa che nuovamente era caduto nel peccato di eresia. Quindi in questo momento lui rischiava molto grosso, rischiava anche la condanna a morte. Quindi per lui scaricarsi contro Giordano Bruno è un modo anche di alleviare. Era una sorta di tutela che lui provava a esercitare, ma nello stesso tempo in lui c'era un'indole paranoica, perché credeva che Bruno volesse accusarlo e quindi lui iniziò ad accusarlo per primo. Quindi è un caso dentro il caso? Va precisato questo che diceva San Severino. Questo Celestino da Verona era considerato eretico, ma era una mediocre figura di uomo di chiesa che aveva fatto qualche errore, eccetera. Il problema è che Giordano Bruno, Celestino fu compagno di cella di Giordano Bruno e cercava di parlare con Giordano Bruno di questioni filosofiche, ma Giordano Bruno, che aveva un temperamento, diciamo, abbastanza vivace, lo riteneva un imbecille, a cui non era il caso di rivolgere la parola, lo riteneva un somaro, eccetera. Questa cosa colpì molto questo Celestino, lo offese e si vendicò inventando delle presunte eresie banalissime di Giordano Bruno, che furono poi prese in considerazione dal Tribunale dell'Inquisizione. Per esempio, Giordano Bruno criticava il culto dei santi, criticava il culto delle reliquie, criticava il mito della verginità della Madonna, ma lo faceva in modo filosofico, diciamo, cercando di dare un'interpretazione a una religione che non doveva stare appresso a queste minuzie secondo il suo pensiero. Celestino prese spunto da queste cose e da altre cose che lui diceva per accrescere, diciamo, la responsabilità religiosa e non filosofica, ma religiosa di Bruno, e quindi dare un'arma in più agli inquisitori. Ma questo Celestino era veramente un figuro di scarsa, al punto tale che posso dire, un anno prima che fosse messo al rogo Giordano Bruno, fu bruciato vivo anche lui a Campo dei Fiori, nel 99. Questo me lo rende più simpatico, però è geniale l'Inquisizione, con tutto il rispetto per questa vicenda, perché ha inventato quella tecnica che esiste ancora nei giorni nostri di mettere un tipo magari mediocre come Celestino, per fare la spia, metterlo con il boss della camorra o della mafia, il quale il boss della camorra un po' perde la pazienza, un po' lo ignora, poi sa, la solitudine produce. Ma guardi che l'Inquisizione romana inizialmente non era contro Giordano Bruno, cioè propensa a condannarlo, perché riteneva che i punti veramente... E allora, ho capito, ma allora cos'è decisivo? Perché se non lo era... Perché... No, è appunto perché Giordano Bruno era pronto anche ad abbiurare alcune... Come aveva fatto a Venezia. È benissimo. E allora però, com'è che decide la svolta? No, ecco un punto. Però lui era un po', diciamo, condizionato dall'immagine e dalle funzioni del Papa di allora, di Clemente VIII, il quale ci teneva ad avere uno scontro filosofico con Giordano Bruno e convinse i giudici a recuperare tutte le opere di Giordano Bruno. Quindi le questioni che poneva Celestino da Verona, il Papa le considerava delle sciocchezze. Martino Antonini? Sì, quello che è evidente è anche il fatto che il processo a Giordano Bruno è stato un processo molto importante, uno dei processi che si attuano dopo la Controriforma, quindi era importante per la Chiesa, che aveva visto il suo ruolo cambiare, fare un'indagine molto più attenta e più capillare. Infatti si ricercano tutti i libri di Giordano Bruno, si studiano, e nonostante però le accuse siano complete, non si attua subito la condanna. Infatti verrà appunto condannato a rogo solo nel 1600. In realtà le accuse erano già pronte, ma è come se si voglia fare un po' passare in sordina la figura di Giordano Bruno, che all'epoca aveva tante persone, appunto. Chiarissimo. Questo passaggio conclusivo, perché ha perfettamente ragione Martino Antonini. La configurazione delle accuse avviene molto tempo prima. E che succede in quel tempo che passa fra la configurazione delle accuse e l'uccisione di Giordano Bruno? No, intanto passa un tempo lunghissimo, sono circa 8 anni. Cioè, perché il processo a Giordano Bruno ha delle fasi diverse, c'è la fase veneziana e poi la fase romana, ma la fase romana è attraversata pure da due fasi particolari. La prima è un tentativo di
di discutere con Giordano Bruno. La seconda, si arriva allo scontro alto condotto da parte dell'Inquisizione da Roberto Bellarmino, che era un gesuita colto, un filosofo, diciamo, cattolico, che viene fatto cardinale dalla Chiesa proprio un anno prima della condanna di Giordano Bruno. Ed è in quel momento, quindi, secondo scontro, lei, che si decide la morte, quando viene fatto cardinale Sì, perché Bellarmino. Lo scontro diventa adesso fra un principe della Chiesa come Roberto Bellarmino e un principe della Molto filosofia chiaro. Come Giordano Bruno. E allora entriamo nel terzo capitolo della nostra storia, che è quella che il professor Villari ha denominato la seconda fase del processo romano, quella che porta appunto alla condanna a morte del 1600. Aprile 1596. Viene creata una commissione che ha il compito di esaminare le opere del filosofo. L'elenco dei libri non è completo, ma i giudici lo ritengono sufficiente e alla fine dello stesso anno vengono presentate le censure. Due mesi più tardi si aggiunge ai membri della commissione il gesuita Roberto Bellarmino, uno dei più rinomati teologi del tempo. Avrà un ruolo fondamentale nelle ultime fasi del processo. L'attenzione del tribunale si concentra sulle accuse di materia strettamente filosofica. Bruno difende le sue dottrine, così come aveva fatto con il tribunale veneziano. Distingue la verità di fede dalla verità di ragione, ma non convince i giudici. L'accusa considera eretiche le sue posizioni filosofiche. Il tribunale sottopone a Bruno 8 proposizioni ereticali estratte dagli interrogatori e dai libri affinché le abiuri formalmente. L'accusato cede e ritratta, ma con una formula che non soddisfa la commissione. I giudici si dividono sulla valutazione del caso. Alcuni insistono per una ritrattazione completa, altri propongono la tortura per ottenere la piena evidenza della colpevolezza. Lo scopo è ottenere una biura completa che salverebbe Bruno dalla condanna a morte. Per i giudici significherebbe la vittoria della fede, ma anche un atto di sottomissione da parte dell'accusato all'autorità e ai teologi del Santo Uffizio. Settembre 1599. Giordano Bruno firma la biura, ma contemporaneamente presenta un memoriale a Clemente VIII, nel quale mette in discussione tutte le sue ritrattazioni. Questa volta il filosofo non torna indietro. Clemente VIII ordina la conclusione del processo e la consegna dell'imputato al braccio secolare. 8 febbraio 1600. La sentenza viene letta al condannato. Forse, con maggiore timore, pronunziate contro di me la sentenza di quanto non ne provi io nel riceverla. 17 febbraio. Giordano Bruno viene condotto in Campo dei Fiori, spogliato, legato ad un palo e poi dato alle fiamme. Professore, mi sembra però una condotta processuale un po' farraginosa, nel senso, aspetti, prima si dichiara disponibile la ritrattazione, poi fa quello che non si dovrebbe mai fare, scavalca i suoi giudici, si rivolge direttamente al Papa per sfidare quasi il Papa, oppure per coinvolgerlo, non si capisce bene. A quel punto la sua sorte è segnata, perché se uno Guardi, questo è il punto decisivo del nostro discorso e della nostra ricostruzione. Lui accetta alla fine le contestazioni del cardinale Bellarmino e ritratta alcuni punti del suo pensiero filosofico, che è molto complesso, non è una cosa semplice, ritratta e accetta le contestazioni di Cadere. Contemporaneamente, siccome Giordano Bruno ha una forte personalità, questo bisogna sempre ricordarlo, è una forte
una forte coscienza di sé e del suo pensiero. Dice a Bellarmino, levati di parte, ecco, io allora dice, io accetto la condanna e abbiuro, sì, diciamo, ritratto alcune cose. Però voglio che il Papa sia informato del mio pensiero, perché il Papa aveva dato ordine appunto di raccogliere i suoi scritti. E allora scrivendo al Papa, e quindi come lei diceva scavalcando il tribunale, lui manda un memoriale al Papa in cui dice sì, io accetto, ritratto su alcune cose, però ribadisco a vostra santità che io, i miei principi sono questi, 1, 2, 3, 4, cioè ribadisce il suo pensiero. Allora il Papa capisce che quest'uomo è irriducibile, cioè che il pensiero e la coscienza di quest'uomo non possono essere controllati più dalla Chiesa. E quindi scatta la sentenza definitiva di affidare la figura e la persona di Giordano Bruno al braccio secolare. Professore, scusi, resto al punto. Il Papa chiama Bellarmino, lo nomina cardinale, lo incarica di occuparsi del caso Bruno e Bruno la mette in questione, come ricordava San Severino, in modo tale da non essere obbligato a bruciarlo vivo, no? No, a quel punto certo. Il processo, e Bruno lo scavalca e dice no, io voglio parlare, misurarmi direttamente col Papa, probabilmente nella consapevolezza che su alcune tesi, ecco, avrà torto. Ecco, se Clemente VIII fosse l'attuale Papa Francesco, avrebbe chiamato presso il Vaticano Giordano Bruno e avrebbero discusso le cose. Ma allora non era più indispensabile. Si sarebbe arrabbiato. Come? Certo, il Papa ha pensato che la Chiesa aveva di fronte, dopo aver avuto lo scisma di Martin Lutero, aveva di fronte uno scisma che questa volta, comunque il rappresentante di un possibile scisma, che questa volta scaturiva dall'interno della filosofia della Chiesa. E quindi cioè, era una cosa molto più grave. La rogna di Martin Lutero, Calvino, tutto quel popò che si era messo in me... in moto a metà del Cinquecento, secondo Giordano Bruno, il Papa doveva accettare di mettersi a, ecco, discutere come, da pari a pari con lui. E così pensava Giordano Bruno, perché Giordano Bruno era abituato a trattare anche con il re, certo, anche con, certo, in Francia, in Inghilterra. Ma veniva considerato anche una spia, un mago, che c'erano... No, aspetti, guardi, Francesca Fanelli, era un mago? No, magia no, scusi, no, su questo punto della magia bisogna capire. Sentiamo la Fanelli, perché lei ha studiato proprio la questione della magia. L'accusa che gli viene rivolta è quella di essere un mago, però dobbiamo precisare cosa Bruno intendesse per appunto magia. Cosa lui intendeva? Lui stesso dice che essere mago non è qualsiasi scellerato balordo che si mette a patteggiare con il diavolo per giovare o danneggiare qualcuno. È un significato più nobile, preso dai suoi studi di logica e da Aristotele, in particolare quinto libro dei Topici. Il mago è il sapiente dotato della capacità di agire secondo i dettami della magia matematica o magia naturale. Quindi, e così noi, ha ragione la Fanelli, cioè la parola magia noi la usiamo in un altro significato, ma allora era la scienza di quel tempo, come cosiddetta tradizione ermetica. Noi immaginiamo che sia qualcosa di misterioso. No, la tradizione ermetica nasce da una tradizione di una filosofia classica che veniva attribuita al pensiero di Ermete Trismegisto, un pensatore egizio, eccetera, che gettava le premesse del pensiero moderno. Cioè, la magia è lo studio dei misteri e dei segreti della natura. E quindi molto è logico... chiaro, certo, accettare di definirsi mago è la seconda cosa che lo mette in una zona pericolosa. Ma la magia di Giordano Bruno... Ho capito che la magia è una cosa diversa, molto più nobile, però... Lui stesso diffondeva il pensiero magico come un pensiero stimolante della ricerca scientifica, tra virgolette, che gli poteva essere allora. Mi è chiarissimo. E allora ascoltiamo come Giordano Bruno viene considerato invece adesso dalla Chiesa contemporanea, lo ascoltiamo dalle parole del teologo Monsignor Canciani. Lui è il teologo esoterico, però contemporaneamente è l'avventuriero, è l'uomo di scienza, è l'uomo anche che parla della magia, ma della magia concepita nel senso giusto, quella di cui nei libri di Platone.
E poi ecco, abbiamo questo fatto fondamentale che lui era in anticipo, io penso, di 400 anni rispetto al suo tempo. Teilhard de Chardin diceva che le verità dette in anticipo sono già delle eresie, insomma, perché la gente non è pronta a recepirla. E se uno volesse dividere la personalità di Giordano Bruno, la parte, diciamo così, religiosa, perché lui era un domenicano che poi ha abbandonato l'ordine, ma che aveva comunque una fede profonda, anche se a modo suo, e lo scienziato, dobbiamo dire per esempio che come scienziato lui ha anticipato alcune cose che poi sono state dette in seguito. Quindi anticipando anche Galileo Galilei, che diversi anni più tardi rivelerà questa sua dottrina. Poi dal punto di vista religioso invece lui aveva questo senso quasi cosmico della divinità e diceva quello che ha detto recentemente il Papa Giovanni Paolo II, e cioè che in ogni cosa, in ogni essere vivente c'è lo Spirito di Dio. Caspita, che considerazione che ha la Chiesa. Martina Antonini, si può parlare di una riabilitazione di Bruno da parte della Chiesa? No, Giordano Bruno è stato di nuovo condannato, se possiamo dirlo, da Ratzinger, e poi successivamente Giovanni Paolo II ha rotto quello che era il silenzio su Giordano Bruno, ma assolutamente non c'è stata una volontà di riabilitazione, perché, come abbiamo detto prima, quello che rappresenta Giordano Bruno in realtà è proprio la sfida nei confronti del papato. Del resto, quando abbiamo fatto l'Unità d'Italia dopo la presa di Roma, uno dei momenti più drammatici dei rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa fu Francesca Fanelli, quando lo Stato italiano decise di mettere un monumento che c'è ancora a Campo dei Fiori, non nel posto esatto in cui fu eseguita la condanna a morte di Bruno, però in quel momento ci fu un litigio fra la Chiesa e lo Stato italiano. Inizialmente fu un'iniziativa di due comitati studenteschi internazionali che raccolsero i fondi per erigere questa statua, ma non fu una cosa semplice. È vero che erano massonici? La Chiesa sostiene che erano emanazioni della massoneria. Erano massonici, professore? No, ma il problema era... No, aspetti, il problema poi lo affrontiamo dopo, ma lo faccio finire un secondo. Sì. Della massoneria sì, c'entrava. C'entrava, perché, allora. Una parte sì, però in realtà la cosa importante è che divise l'Italia tra ancora quella parte clericale, filoclericale, e quella parte invece liberale del nuovo Stato italiano. Ci vollero ben 13 anni prima che questa statua fosse eretta, e fu una festa nazionale quel giorno. Sì, perché sotto il governo di Crispi si decise di inaugurare questa statua che tutti possono vedere al Campo dei Fiori. E si vede questo Giordano Bruno con un cappuccio così che nasconde quasi il suo viso, e poi nei lati del basamento si vede il Giordano Bruno che tiene lezioni in varie università straniere, eccetera, quindi il pensiero vivo di Giordano Bruno. Ma questo cappuccio fa pensare, questa ombra di Giordano Bruno, fa pensare alla prima opera veramente importante che Giordano Bruno scrisse, che pubblicò a Parigi nel 1584, De Umbris Idearum. È vero, che ha questa epitaffio all'inizio, Umbra profunda sumus. Noi uomini siamo un'ombra profonda che aspira verso la luce, che aspira alla luce divina. Cioè, c'era una visione anche mistica, ma la visione dell'ombra fa pensare alla complessità, diciamo, dell'animo umano e della coscienza umana di fronte ai problemi della natura e di fronte ai problemi anche della religione e della fede. Allora, cosa resta 420 anni dopo quel rogo a Campo dei Fiori di Giordano Bruno, secondo lei? Ma resta allora quel monumento, sembra un monumento alla libertà di pensiero, alla libertà di coscienza, e quella era la chiesa di Pio IX, era la chiesa del sillabo. Però allora, oggi una chiesa di oggi, Martino Antonini, che neanche la chiesa di oggi la ma in un certo senso il Monsignor Canciani mi pare che abbia smentito dicendo che Giordano Bruno ha anticipato di 400 anni il pensiero moderno anche della chiesa. Il fatto che
il Giovanni Paolo II non ha riabilitato ufficialmente. E questo è un punto un po' oscuro del pensiero Giovanni Paolo II. Ha riabilitato tutti. Ha riabilitato tutti, ma per esempio non ha riabilitato l'illuminismo del Settecento francese e europeo. C'è una parentela fra Bruno e l'illuminismo? Certo, perché rientra nel filone, diciamo, di quella cultura della crisi, di quella cultura esistenziale moderna che ha le basi nel pensiero filosofico del Rinascimento e si sviluppa lungo il Settecento fino ai nostri giorni. Mario Sanseverino. Sì, proprio in merito all'illuminismo e Bruno, all'interno dell'Enciclopédie Diderot dedica una voce bellissima su Giordano Bruno e forse la prima che rivaluta la figura di Giordano Bruno, che precedentemente era visto solo come un filosofo, diciamo, mediocre, ma forse per la scarsa conoscenza delle sue opere, che non erano facili da trovare. E quindi da Diderot in poi noi vedremo anche un'attenzione dedicata a Bruno a livello filosofico, vedendolo anche come precursore della filosofia moderna e di Cartesio. Sì, mi pare che abbia detto bene. Cioè, c'è questo rapporto che noi oggi abbiamo con Giordano Bruno, non è un rapporto che è, diciamo, necessario, ma se c'è, è un rapporto con una personalità importante del Rinascimento italiano, una personalità della cultura moderna italiana, direi una gloria della nostra storia. Ma che noi dovremmo... lo metterebbe fra i 5-10 italiani più importanti, sì, di quel periodo storico? Guardi che Bruno, Telesio, Campanella, Galilei sono all'origine del pensiero moderno e sono tutti sulla stessa scia, diciamo, di critica della realtà, analisi della natura, analisi del mondo. Molti nostri ascoltatori le diano retta e anche sui suoi suggerimenti bibliografici vadano a riscoprire Giordano Bruno. Ma guardi, i libri ce ne sono moltissimi, ma io suggerirei intanto gli atti del processo a Giordano Bruno, che sono stati raccolti da Luigi Firpo, sì, in un volume di qualche anno fa. Poi c'è questo saggio di Michele Ciliberto, che è uno studioso di pensiero di Giordano Bruno, Poi c'è un saggio, appunto, a proposito di quello che le diceva del pensiero magico, un saggio di una grande studiosa inglese, Frances Yates, su Giordano Bruno e la tradizione ermetica. Cioè, è un primo studio fatto pochi decenni fa a livello internazionale. Il suo saggio, sul rapporto, come le sa, ha provocato molte polemiche. Sì, I cultori ortodossi di Bruno hanno contestato questo saggio, però sì, sono d'accordo con lei, merita attenzione perché affronta il problema del pensiero magico di quel tempo. Ma ci sono stati poi studi anche di studiosi importanti su questo punto specifico, da Eugenio Garen, Paola Zambelli, insomma, tanti altri studiosi hanno visto nel pensiero magico elementi positivi della scienza moderna. Grazie al professor Lucio Villari anche per i libri particolari che ci ha consigliato. E poi il film anche di Giuliano Montalto che andrebbe visto. Grazie anche a Francesca Fanelli, a Mario Sanseverino, a Martina Antonini e passiamo alle conclusioni. Ci ha detto tutto dell'importanza di quell'uomo venuto da Nola, Giordano Bruno, bruciato nel 1600, bruciato vivo. Ma c'era stato prima di lui un altro uomo venuto da Nola, Pomponio de Algerio, era nato nel 1531 e anche lui, con delle strane coincidenze con la storia di Giordano Bruno, era stato arrestato a Venezia. Venezia aveva concesso l'estradizione e poi portato davanti all'Inquisizione romana. Era appena diventato Papa con il nome di Paolo IV, Giampiero Carafa, un grandissimo inquisitore, e si procedette per le spicce, nel senso che Pomponio de Algerio fu messo in una caldaia di olio bollente, pece e trementina e trovò la morte in quello stesso 1556. Poi, anni dopo, la sua storia si è di nuovo legata a quella di Giordano Bruno, perché l'Università di Padova ha voluto riconoscergli
di essere un uomo di scienza, di essere stato un uomo molto molto importante per la seconda metà del Cinquecento, mettendo una targa all'ingresso dell'università. Era l'anno 2008.